Buongiorno, sono andata di là in sala, aspettate che, ecco, qui c'è la luce migliore la mattina qui in camera da letto, quindi sono andata di là in sala a prendere la macchina fotografica per iniziare questo nuovo vlog. Non so di preciso che ore sono, ah, è mezzogiorno e 18, ecco, c'è una sveglia lì. E oggi è giovedì 7 marzo, lo so perché io ho appena finito di editare il video che voi invece vedrete oggi, che era di ieri, che era 6 marzo. Allora, oggi è piuttosto tardi, però diciamo che ho già fatto tutti i doveri della giornata, tranne sistemare casa e dare una rassettata, che mi sa che è la prossima cosa che farò. E quindi appunto mi sono portata avanti con tutte le cose che dovevo fare. Il telefono l'ho messo qua in carica. Cioè, il fatto di avere questa connessione così lenta, perché sto utilizzando la connessione del telefono, mi rallenta tantissimo, sia per lavorare che per caricare i video. E infatti stamattina ho lavorato, mi sono messa in cucina perché ho scoperto che anche lì mi prende il segnale del mio telefono, però è tutto molto lento, mi rallenta tanto. Calcolate che io già quando lavoro al computer mi collego da remoto, mi collego al computer che c'è in ufficio nell'azienda, quella di famiglia che abbiamo, perché solo lì in quel computer c'è il gestionale, che serve per la fatturazione, per fare le bolle, cioè i documenti di trasporto ogni giorno. Insomma, lì ci sono tutti i dati e non posso accedere a quel gestionale con delle credenziali su altri computer. Cioè, magari ci sarà questa opzione, non lo so, però noi abbiamo pagato solamente per avere il gestionale su un unico computer. Comunque questo problema non c'è perché basta con Google, non so se sapete che c'è questa possibilità. Con Google avete la possibilità di collegarvi ad altri computer. Google, non mi ricordo come si chiama, vabbè. Comunque io inizio a parlare e perdo sempre il filo del discorso. Vi ho parlato di questa cosa perché ho sentito il suono di notifica di un messaggio che mi è arrivato al telefono, ma non era questo esattamente quello che vi volevo dire. Vi volevo dire che è parecchio tardi, ho iniziato il vlog solamente adesso perché mi sono concentrata appunto sul lavoro e sull'editing del video, e poi soprattutto è molto tardi perché mi sono svegliata tardi. Mi sono svegliata verso le 8. Allora, alle 8:30 è suonata la sveglia e mentre dormivo stavo proprio pensando di controllare il telefono per vedere che ore fossero, perché non so se succede anche a voi, ma io solitamente mi sveglio sempre un pochettino prima che suoni la sveglia perché mi piace sapere che ore sono. La batteria scarica, la devo cambiare. Non mi piace che la sveglia, ah no, ce l'ho qua. Non mi piace che la sveglia mi colga di sorpresa, e quindi voglio prima sapere che ore sono. Solitamente io la sveglia la metto sempre un pochettino prima rispetto all'orario. Aspettate che cambio la batteria. Allora, è passato meno di un minuto e già mi si sono sconvolti i piani. Avevo la batteria scarica e nel momento in cui vi ho detto aspettate che cambio la batteria, mi ha squillato il telefono, ma voi non l'avete sentito perché avevo già messo stop. E ho cambiato la batteria e vi stavo dicendo che a me piace mettere la sveglia un pochettino prima dell'orario in cui mi devo svegliare, perché così almeno quando mi suona e mi sveglia, ho del tempo per realizzare che poi mi dovrò svegliare. E solitamente mi piace però ogni tanto controllare il telefono per sapere che ore sono, perché psicologicamente mi fa stare meglio, mi fa stare bene sapere che manca ancora un pochino di tempo prima che suoni la sveglia, in anticipo poi, perché poi comunque avrò altro tempo per dormire perché imposterò una nuova sveglia. Comunque, a parte questo, io ora, meno male che non vi ho detto tutti i programmi che avevo da adesso per il resto della giornata, perché sono cambiati con questa chiamata del mio fidanzato che non viene mai a pranzo tranne il venerdì, che stacca prima e quindi
c'è a pranzo. Però siccome, ecco, vi dicevo, mi sono svegliata tardi stamattina perché lui si è svegliato molto presto stanotte barra stamattina, comunque si è svegliato alle 3:45 perché doveva andare al lavoro molto presto, e però a quanto pare mi sa che ha già finito di lavorare perché mi ha chiamato per dirmi che sta arrivando a pranzo e quindi tutti i miei programmi si sono fatti andare a benedire, e anzi mi devo sbrigare a sistemare la casa perché è ancora tutta così sottosopra, quindi ora sistemo la casa, intanto metto su un sughetto. Allora, ci provo, provo a fare dei discorsi che abbiano un inizio e una fine, senza troppe, anzi, senza alcuna digressione. Allora, sono uscita adesso di casa e sono le 15 e un quarto, 15 e 13 per l'esattezza. Sono proprio uscita in punta di piedi per non far rumore perché c'era il bambino che dormiva e tempo di prendere la macchina, uscire, aprire il cancello e immettermi su questa strada. Il bimbo mi ha chiamato che si è svegliato. Mamma mia, succede sempre così. Vabbè, il bimbo ovviamente è il mio fidanzato, che si è svegliato. Si è svegliato perché io non ho fatto rumore dentro casa e anzi, per vestirmi, per uscire, ho preso queste cose che stavano nelle buste che io ho già preparato, con dei vestiti che qui non utilizzo e che voglio riportare nel Lazio per avere appunto dei vestiti di scorta quando sto lì, senza che tutte le volte riempio le valigie. E quindi ho fatto, cioè, tanto lì in queste buste c'era di tutto, quindi ho trovato i calzini, il reggiseno, la maglietta, questa a maniche corte, in realtà è la maglietta del pigiama, ma non quella che ci ho dormito, è una maglietta pulitissima che profuma, anzi, tutto questo outfit profuma tantissimo di Lenore, perché ormai sto utilizzando il Lenore, quello azzurro, e era da un po' che non lo utilizzavo e quindi sento proprio questo nuovo profumo. E è la maglietta quella celeste di Primark con Flanders davanti, il pesciolino giallo della Sirenetta. E poi ho messo sopra questa felpa che faceva sempre parte stava sempre all'interno di queste bustone. Quindi veramente non ho proprio fatto rumore, ma lui percepisce la mia assenza mentre dorme e subito si alza, quindi tanto vale svegliarlo quando io sto ancora a casa, che così almeno senza che faccio le cose in punta di piedi posso fare un pochino più di rumore. E vabbè, nulla. Allora, ricapitolando, perché io mi perdo veramente in chiacchiere e poi dopo riascolto le registrazioni e dico: ma che volevi dire? Cioè, nel senso, hai iniziato un discorso e poi, come stamattina, ti squilla il cellulare e inizi a dire: ah, c'è poca connessione, cioè. Stamattina, secondo me, le cose che ho detto non è che avevano molto senso, quindi ora cercherò di riprendere il discorso di stamattina. In poche parole, stamattina io mi sono svegliata tardi perché stanotte il mio fidanzato è dovuto andare al lavoro prima del solito, decisamente prima, alle 4 era già uscito di casa e dormendo nella stessa stanza io mi sveglio e quindi poi ho difficoltà a riaddormentarmi e quindi prendo il cellulare. Prendo il cellulare, mi guardo qualche video e ho letto i vostri commenti, vi volevo anche rispondere, solo che mi sembra brutto rispondere alle 4 della notte praticamente. E perché poi magari voi vedete che vi ho inviato il messaggio alle 4 e dite: ma che stavi facendo ancora sveglia a quell'ora? Però vabbè, sappiate che allora da oggi in poi se vedete risposta ai vostri commenti in orari strani è perché non riesco a dormire, non perché chissà cosa io faccia la notte. E nulla, vabbè, ho letto i vostri commenti, siete sempre molto carini, quindi vi volevo rispondere e da quel momento poi non sono più riuscita a dormire.
E a parte quello, quindi mi sono messa a iniziare a editare un pochettino il video che sarà online oggi. Oggi puntuale alle 16 perché siccome è arrivato il mio fidanzato per pranzo ho utilizzato la sua connessione. Comunque non so se vedete, ma io sto in mezzo al nulla, non so se si riesce a capire che c'è proprio il nulla intorno a me, a sinistra, a destra e anche davanti a me, 20 km di nulla. Bene, adesso io sto andando a fare la spesa perché ieri avevo scongelato la carne, quella che noi abbiamo di casa, del vitello. Sta iniziando a piovere col sole. Ma che senso ha? Ho pochissima acqua poi nel serbatoio dei tergicristalli. Ok, vabbè, mi si è pulito. No, è giusto una pioggerellina. C'è una nuvoletta un po' grigia sopra di me. Comunque, 5 minuti di nulla di nuovo. Mamma mia. Secondo me ora inizierete a disiscrivervi. Che vi stavo dicendo? Niente, che ieri volevo fare per cena lo spezzatino, con la carne di casa, che ovviamente è congelata, no? Quindi l'avevo tirata fuori in pomeriggio, solo che ieri poi quando è tornato il mio fidanzato in tardo pomeriggio mi ha detto che oggi sarebbe andato al lavoro molto, molto presto, quindi si doveva mettere a dormire poco dopo, e infatti abbiamo cenato molto presto, e quindi lo spezzatino non l'ho più fatto, sta ancora in frigo ed è da cucinare. Però non ho il sedano e non ho la cipolla per fare il soffrittino, e quindi devo prendere quelle. Poi devo prendere anche il pane perché avevo calcolato un pochino male i giorni, effettivamente l'altro giorno quando sono uscita con la mia amica che avevo preso il gelato che vi ho fatto vedere, avevo preso anche il pane e non so come ho potuto pensare che potesse passare fino a domenica, perché noi partiremo domenica, il mio fidanzato prenderà il treno per andare in una località al nord, mentre io prenderò la macchina per andare nel Lazio. E quindi il pane, in poche parole, è quasi finito, quindi ne devo prendere un altro pochino. E poi devo prendere una bottiglia di vino rosso per stasera, per me e per la mia amica, perché il marito della mia amica, che avete già visto in ormai due video, ha organizzato una seratina solo uomini, quindi lui, il mio fidanzato e un altro collega, non ho ben capito dove andranno. Andranno a cena, insomma, da qualche parte, e quindi io vado a casa della mia amica che nel frattempo avrà fatto addormentare i suoi due bambini, e quindi ci ubriacheremo. No, vabbè, allora io ceno a casa mia, mi faccio un'insalatina con delle cose che devo finire, ho dei finocchi di casa, un pochettino di broccolo che avevo già tagliato, che era avanzato dall'insalata di 2 giorni fa. Insomma, io mi devo finire un po' di cose e anche lei si deve cucinare quello che aveva già programmato per stasera. Quindi mangiamo velocemente, poi io vado a casa sua e ci ubriachiamo con il vino rosso. E no, vabbè, cioè degustiamo del vino mentre ci guarderemo un film. E siccome lei è siciliana, mi fa i cannoli siciliani perché sono stati in Sicilia da poco e quindi lei ha portato i cannoli, quelli secchi, che farcirà con, non lo so, con la ricotta, con altre cose che ha già a casa. Quindi io devo prendere solamente il vino rosso. Bene, a parte questo, che altro vi devo dire? Ah, nulla, che praticamente sono un pochettino troppo spontanea effettivamente nei video, dovrei mettere un pochino di più di filtri perché sono stata ripresa un po' con un commento sotto al video che è andato online ieri, perché appunto avevo esordito in quel video dicendo che non mi potevo inquadrare perché stavo facendo colazione e non mi ero ancora lavata la faccia. E quindi, vabbè, niente, non, sì, effettivamente è poco carino e sarebbe meglio che mi dessi una regolata quando parlo. Sono senza filtri perché siccome io sono così con le mie amiche, cioè purtroppo senza proprio nessun filtro,
devo imparare ad esserlo perché non so bene chi vedrà questi video e quindi... Allora, io ho appena finito di fare la spesa e sono ripartita con la macchina e stavo uscendo qua dal parcheggio del supermercato, ma mi sono fermata perché c'è l'arcobaleno. Ha piovuto pochissimo, avete visto quando stavo per strada, e poi forse qualche altra gocciolina, sì, quando stavo dentro al supermercato. E guardate che spettacolo! Guardate che bello! Queste sono tutte le montagne che ci sono qua intorno. E è uscito l'arcobaleno, bellissimo, poi con questo paesaggio. Fa un po' freddo, non so neanche se mi sentite perché c'è il vento. Io sono venuta a camminare qua sulla pista ciclabile. È un po' freddino e non mi sono messa il giacchetto, solamente lo scaldacollo in pile con questa magliettina, i soliti pantaloni corti che uso io, e ho questo che è molto comodo, che è un marsupio per tenere le chiavi, il telefono. Mi sono portata le cuffiette, adesso mi ascolto un podcast. C'è bel sole, solo che c'è tanto vento ed è anche freddino, ecco, un po' fastidioso. Dai, vi faccio una mezz'oretta di camminata veloce, se me la sento sul finale corro, ma senza stress. Guardate che bello, qua già sta fiorendo questo albero. Allora, in questo punto invece si sta benissimo, non tira vento. Guardate che bello, tutto verde, c'è anche il sole che passa attraverso i rami degli alberi. Allora, un po' mi vedete, quindi sfrutto la luce però di questo lampione che ora sto passando, quindi vabbè, vi parlo, mi sentirete. Tra poco ci saranno altri lampioni. Allora, io sto andando a piedi a casa della mia amica Ida e sto portando un pacco che ho preso oggi pomeriggio alle cassette che stanno qua, un suo pacco, perché lei non poteva uscire che aveva i bambini a casa. E il vino, fatemi vedere se si vede, eccola qua, la bustina di wine, vino rosso. E poi alla fine oggi ho camminato velocemente, ho fatto un giro di pista ciclabile e poi dopo al secondo giro ho incontrato una signora di qua che conosco e quindi mi sono messa a parlare con lei, e aveva il cane, e quindi ci siamo fatte due giri di ciclabile a 2 km all'ora. E lei aveva anche il piumino tipo questo che ho io adesso, e io invece ero vestita in quel modo leggera e avevo anche un po' di freddo, però sembrava brutto non avendola vista per così tanto tempo dirle ciao, non mi va di parlare e voglio continuare a camminare velocemente. Quindi niente, poi dopo due giri di ciclabile l'ho salutata, però calcolate che ero uscita a camminare alle 5 e quando l'ho salutata erano le 5:45. Dove abita la mia amica? Ah, è questo l'appartamento, il palazzo. Bene. E bene, io sono già arrivata, praticamente qua siamo tutte molto vicine. E nulla, adesso salgo e i bambini tanto li ha già messi a dormire, sono le 8:30, lei li mette sempre a dormire alle 8 e noi ci diamo all'alcolismo. Aiuto, c'è uno scalino. Allora, vi saluto al volo, io sono da poco tornata a casa, sono le 11:10, c'è già il mio fidanzato nel letto, ma siamo tornati insieme perché loro dopo la cena ci hanno raggiunto a casa e io vabbè stavo lì con la mia amica, ho portato il vino, non ci siamo ubriacate, stavo scherzando prima, abbiamo semplicemente bevuto un bicchiere di vino rosso a testa, che a me, anzi, il vino rosso è quello che tra tutti gli alcolici mi mette proprio più sonno, quindi in realtà mi calma. Infatti adesso ho sonno, ma anche perché è un po' tardi per i miei standard. E quindi niente, sono stata lì con la mia amica, abbiamo chiacchierato, abbiamo mangiato i cannoli con la ricotta che aveva fatto lei, e poi dopo loro ci hanno raggiunto, hanno mangiato il loro cannolo,
bevuto un amaro e poi siamo tornati qua a casa. E io mi sono già impigiamata, sempre col solito pigiama con la macchia di gelato, ma me lo tengo così perché comunque l'avevo cambiato o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, quindi è ancora pulito e va bene così. E niente, sono pronta per andare in letto e ci guardiamo. Ero venuta un attimino di qua per prendere l'acqua. Stasera ci guardiamo, ma giusto un pezzetto perché è tardi, una serie che abbiamo iniziato da poco che dovrebbe essere coreana, non mi ricordo quale Corea, vabbè, è coreana e si intitola, mi sembra, Il gioco della morte o qualcosa del genere. È molto bella, ve la consiglio. Nulla, per adesso vi saluto e domani che giorno è? Venerdì. Sì, ci vediamo domani. Vabbè, io sono un po' confusa oggi che giorno è, giovedì. Se vi vedrete domani, è giovedì. Allora, per adesso vi saluto. Voi questo video lo vedrete domani che è venerdì, e quindi a questo punto ci vediamo, direttamente poi con il prossimo video lunedì, se ho fatto bene i calcoli. Va bene, vi saluto, buon weekend e vi mando un bacio e ciao, a presto!